sai che non è la fine, sì che lo sai. Che viene maggio e sciolgo le brine, sì che lo sai. Tonia, oggi sei venuta qui a Fondi a ricevere il premio per il concorso nazionale. Quali sono le tue sensazioni? Beh, molto forti interiormente e vorrei ringraziare molto i miei familiari e amici che fanno parte del mio cammino e vorrei ringraziare anche la delegazione comunale e qui c'è anche con noi Lucia Biasillo. Sono molto contenta per essere qui. Il vicepreside toscano. Tu vieni da quale città? Melicocca, provincia di Reggio Calabria. E a scuola come avete lavorato sul concorso? Beh, ho iniziato tutto da sola e si è interessata la mia professoressa di italiano. E gli è piaciuto molto e ha avuto il desiderio di farmi partecipare. Quando hai saputo che ti sarebbe stato riconosciuto un premio, come hai preso questa notizia? Beh, l'ho saputo tardi, mi sono, diciamo, arrabbiata con me stessa, però ho avuto anche la possibilità di recuperare il tempo. Professor Toscano, lei oggi è venuto qui a Fondi in diverse vesti. Sì, io mi trovo qua in duplice veste perché ricopro il ruolo di assessore comunale di Melicocca e quindi ho dovuto sostituire il sindaco perché purtroppo per un impegno improvviso non è potuto essere qua con noi, ci teneva tanto ad esserlo. E poi nella veste di vicepreside dell'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di Palmi, la scuola frequentata dalla nostra ragazza che è riuscita con il suo racconto a interessare veramente la giuria e far sì che abbia avuto una menzione particolare, perché è veramente un racconto del tutto particolare. Colgo l'occasione infatti anche come docente della scuola di portare i saluti della preside, la dottoressa Carmela Ciappina, e anche della professoressa, la Barbara Princi, che è stata colei che è stata, vediamo, l'artefice di tutta questa iniziativa, perché ha contribuito a stimolare ulteriormente Tonia e a valorizzare anche il suo lavoro, perché anche quest'estate, mi ricordo, mentre gli altri erano un po' in vacanza, lei si è preoccupata di far pervenire il lavoro alla commissione giudicatrice e si è ottenuto un bel risultato. È chiaro che va un ringraziamento particolare all'amministrazione di Fondi perché è stata così cortese, garbata, per un disguido non siamo stati presenti nel momento della premiazione ufficiale e ci ha voluto fortemente presenti in questa giornata e quindi ringraziamo anche l'assessore con cui ci siamo messi subito in contatto e che ha veramente caldeggiato questa nostra presenza. Quindi un grazie di cuore a questa amministrazione che mostra tanta sensibilità verso queste iniziative e anche verso questi ragazzi che raccontano delle storie particolari. Dottor Cammareri, oggi siete venuti a Fondi qua a accompagnare Tonia, una piccola delegazione. Una piccola delegazione del comune di Melicocca. Io faccio parte naturalmente dello staff del sindaco, siamo insieme all'assessore che ha la delega del nostro sindaco che porto i saluti anche perché per motivi di impegni improvvisi non è potuto essere presente e anche dell'assessore alle attività produttive della provincia di Reggio Calabria che ha avuto pure lui un imprevisto, diciamo, nell'avvenire. Abbiamo accolto con molto piacere questa diciamo, vittoria della nostra compaesana. Colgo l'occasione per ringraziare l'assessore Biasillo che abbiamo avuto contatti e mantenuti i rapporti in questo periodo e abbiamo destinato questa giornata a Fondi. Io voglio ringraziare anche il sindaco, tutta l'amministrazione che c'è oggi e ci ha ospitato. Abbiamo organizzato la terza edizione del premio nazionale Cesira la Ciociara e i convegni su Moravia, ma ancora di più è un orgoglio avere qua dei colleghi e avere Antonina Teresa perché ha veramente meritato la menzione d'onore. Non hai vinto, ma forse è qualcosa in più. Perché la tua età, soprattutto facendo un istituto tecnico come mi spiegava l'assessore,
hai ancora di più dimostrato la tua vocazione per lo scrivere. Complimenti, continua, complimenti alla mamma, complimenti a te soprattutto. Tra l'altro questo tuo scritto insieme a quello dei vincitori, l'assessore Biasilo l'ha presentato al Salone di Torino, dove hanno riscosso notevoli successo la nostra iniziativa, questo ormai convegno internazionale che richiama a Fondi studiosi, docenti da tutte le parti d'Europa, ma anche da fuori dell'Europa, il che vuol dire che l'assessore sta facendo un bel lavoro, ma soprattutto che c'è interesse per la cultura, c'è interesse per eventi di qualità. Quindi ancora di più in un evento così importante, in un evento così ricco di veri contenuti, i tuoi contenuti, il tuo scritto deve essere apprezzato, ha un valore maggiore perché è stato riconosciuto il valore dello stesso da persone che di mestiere fanno questo. Quindi ancora più. Un breve saluto anch'io a questi amici che hanno avuto il coraggio di venire da Reggio Calabria, praticamente da questa cittadina molto bella che è Melicucca. Io me la sono guardata un po' su internet, dei luoghi meravigliosi e anche un po' misteriosi, perché la storia di questa cittadina è legata a tutta una vicenda del mondo greco-bizantino che ha un fascino un po' particolare, con delle grotte particolari che verrò a vedere, a visitare, perché poi di queste cose sono subito immediatamente innamorato. Bene, intanto grazie a questa ragazza perché ha partecipato a questo concorso, che non era una cosa facile. Le dicevo poc'anzi che hanno partecipato ragazzi da tutta Italia, qui parliamo di circa 100 lavori venuti da tutte le regioni d'Italia, quindi grande merito, perché i lavori erano obiettivamente di grande ed elevata qualità, quindi se lei ha avuto questa menzione d'onore particolare vuol dire che si è veramente distinta. Anche perché noi facciamo questa giuria in una maniera particolare e molto seria, perché l'affidiamo all'università e i giudici io non li conosco nemmeno dopo che ho avuto i risultati, quindi questo ci dà certezza e sicurezza sull'obiettività anche della premiazione, quindi il merito è veramente tutto tuo ed è veramente meritato. Sono felice di avervi oggi qui, dicevo, di avere soprattutto qui questa ragazza che ha partecipato a questo nostro premio e mi auguro che continui in questa sua attività, no? Oggi mi ha regalato delle poesie che leggerò con molta attenzione, ma si vede subito che ha una sensibilità particolare e mi auguro che i suoi insegnanti continuino a seguirla anche in questa attività che ha intrapreso in una maniera così brillante. Per noi è una punta di orgoglio anche la pubblicazione di tutti questi lavori, così come è stata veramente una punta di orgoglio importante avere presentato questo libricino alla Fiera di Torino. Non ci aspettavamo tutto il pubblico che poi ci siamo ritrovati, perché quando abbiamo cominciato a parlare di questo libricino la gente si è poi cominciata ad avvicinare, incuriosita soprattutto dal fatto che si trattava di un'opera scritta da ragazzi, e questo colpisce un po' tutti, no? La sala si era riempita, alla fine veramente è stata grande soddisfazione per noi aver avuto questo successo con questa pubblicazione. Non so se l'anno prossimo si ripeterà il premio, ma tu continuerai a scrivere naturalmente e poi me lo mandi per conoscenza, così mi fai un regalino, dici: caro Lucio, ho scritto lo stesso. Perché non sappiamo se noi a maggio finiamo il mandato, quindi non sappiamo quale sarà il nostro futuro e ognuno di noi non so che cosa farà in seguito, ma questa iniziativa penso che forse varrà la pena farla continuare anche da qualcun altro che seguirà poi il nostro lavoro. Quindi tu continui a scrivere naturalmente lo stesso, mando un saluto a tutta la città di Melicucca, al sindaco naturalmente che oggi non è qui con noi, e a tutti quelli che amano la cultura. E ho visto che Melicucca ama la cultura, ci sono dei personaggi anche importanti che vanno rivalutati, questo poeta che dei primi anni del Novecento vive nell'età in cui noi abbiamo avuto un grande poeta che si chiama Libero De Libero, che, di cui siamo fieri perché è il nostro concittadino, quindi vedete ci accomuna molto l'amore per la letteratura, per la cultura, e quindi ci auguriamo di avere anche altre possibilità di incontro con tutti voi. Grazie e arrivederci alla prossima.
A questo punto, prima di concludere, mi è doveroso, naturalmente, vista l'ospitalità che ci hanno offerto, invitare l'amministrazione, il sindaco, il vice sindaco, l'assessore, lo staff a visitare il nostro paese. È un piccolo borgo, però molto bello, molto interessante, dove magari facciamo vedere dei luoghi particolari rispetto a quelli che avete voi. Tra le altre cose, lo diceva, ci sono tutta una serie di grotte che sono state abitate dai monaci bizantini. Basta pensare che qualche anno fa da noi è venuto anche il patriarca di Costantinopoli, Bartolomeo I, a visitare il nostro paese, e noi ne siamo veramente orgogliosi. E poi è un paesino piccolo, ma di cultura. Una dimostrazione è Equatonia, che si è subito calata nell'area che si respira in quel paese, e quindi ha voluto produrre questo lavoro che, grazie, ripeto, alla collega, la professoressa Princi, ha potuto partecipare a questo premio, che secondo me è una bella iniziativa, molto seria anche, perché se una ragazza in un paesino sperduto viene menzionata, vuol dire che veramente un premio serio, fatto da persone per bene, con gente che sa giudicare e sa valorizzare i lavori, indipendentemente dal lavoro. Grazie. E allora, a questo punto, visto che abbiamo parlato di Melicucca, vorremmo che si conoscesse qualcosa in più del nostro piccolo paese. Noi qualche anno fa abbiamo voluto fortemente, con la nostra amministrazione, pubblicare una storia di Melicucca, che, dicevo, nonostante un paese con una storia molto ricca, non c'era una pubblicazione, quindi parecchie cose si rischiava che andassero perse, perché alcune cose si tramandavano anche attraverso i racconti. Invece abbiamo voluto mettere nero su carta, e grazie al contributo del professore Paolo Martino, che è un docente paesano nostro alla LUMS di Roma, abbiamo pubblicato la nostra storia. E vogliamo fare omaggio innanzitutto al vice sindaco, poi lo daremo anche al sindaco, all'assessore, e poi una piccola ripubblicazione che abbiamo fatto del nostro poeta Lorenzo Calogero, un poeta un po' caduto nel dimenticatoio per essere nato e vissuto in un paese piccolo, però ha scritto tanto. Basta pensare che ancora ci sono non so quanti volumi inediti che non sono stati mai letti, adesso ce l'ha l'Università di Cosenza che le sta microfilmando, perché c'è il rischio che tutto questo patrimonio vada disperso, anche perché lui purtroppo è stato conosciuto poco fuori. Adesso stiamo cercando di valorizzarlo, anche grazie al contributo della Regione, qui anche del dirigente Cambareri, che è presente, che ci sta dando una mano a livello regionale per sostenere tutte queste iniziative. Ecco, grazie. Io ho soltanto due parole, perché è stato detto già tutto da chi mi ha preceduto, dal vice sindaco, e voglio ringraziare personalmente dell'accoglienza da Lucio, che è nata un'amicizia telefonicamente, che oggi ci siamo visti, e lo voglio ringraziare veramente per l'attenzione, per la sensibilità che ha avuto nei nostri riguardi. Con l'occasione, io ho portato un libro, I fioretti di San Francesco da Paola. San Francesco è il nostro patrono della Calabria, quindi in qualità di funzionario del Consiglio regionale della Calabria voglio omaggiare naturalmente il vice sindaco e l'assessore al ramo della cultura, e grazie di tutto, veramente persone squisite, vi aspettiamo in Calabria, nel paese di Melicucca. Il paese è piccolo, però il cuore è molto grande. Grazie. Noi abbiamo voluto allo stesso modo contraccambiare la vostra disponibilità nell'essere arrivati a Fondi, nell'aver accettato l'invito dell'assessore Biasillo e dell'amministrazione tutta, perché su certe cose, soprattutto se fatte dai ragazzi, bisogna essere seri e bisogna dimostrarlo fino in fondo. La disponibilità vostra è sinonimo di apertura, di disponibilità al dialogo, e il dialogo ce ne sarebbe bisogno oggi, ce n'è bisogno, e ce ne sarebbe bisogno in ogni luogo, in ogni dove della nostra terra, perché avvicina i popoli, perché è comunque un modo per conoscersi e per creare anche delle amicizie. Noi vogliamo donarvi di alcuni scritti a dimostrazione che c'è questo legame attraverso l'amore per la cultura, attraverso l'amore per determinati valori, che accomuna i nostri due paesi, il vostro e il nostro. A lei, come
rappresentante della regione e la ringrazio per la sensibilità che la regione ha voluto mostrare sia nei confronti di Tonia, sia nei confronti del vostro comune, ma anche nei confronti di un comune come quello che vi sta ospitando con il cuore. I fondani sono persone aperte al prossimo, aperte e socievoli, per cui troverete sempre la porta aperta di questa città, di questa comunità e soprattutto di chi oggi, domani, dopodomani e sempre la rappresenterà, perché sono i fondani fatti in questa maniera. Altrettanto al collega assessore e porterete anche al sindaco, perché l'assessore Biasillo e il sindaco De Meo volevano in qualche maniera testimoniare il piacere di avervi oggi in questa occasione con noi a festeggiare e a fare di nuovo i complimenti a Tonia, e grazie ancora. Sono rimasta veramente colpita, devo dire mi ha anche molto molto commosso, quindi complimenti, perché sei riuscita a toccare veramente, insomma, qualcosa nel profondo, e quindi questo è raro, soprattutto non so quanti anni hai, 17 credo. Per una ragazza di 17 anni che, anche se così giovane, credo che tu però abbia una vita abbastanza già vissuta, quindi complimenti davvero. Grazie. Tonia, di cosa parla il tuo racconto e dove hai trovato l'ispirazione? Beh, come ho già scritto nel libro, si divide in due periodi, uno triste e uno felice. E parla sia della tristezza sia della felicità che ho ritrovato con il tempo. E diciamo che l'ispirazione l'ho trovata da piccola, ho sempre desiderato raccontare tutte le mie emozioni, fuoriuscirle anche scrivendo, guardando negli occhi anche una parola di tutto quello che dico. Che effetto ti fa ora vedere il tuo racconto, le tue parole, la tua anima pubblicato su un libro? A volte mi rattrista, perché le lacrime scendono ovviamente ogni tanto a rileggere e rivedere quelle frasi. E c'è anche molta soddisfazione dentro me ad aver fatto questo progetto, lavoro. E di vederlo comunque realizzato. Sì, assolutamente. Indaco dagli occhi del cielo.